E questo è il risultato finale. Buongiorno, grazie di essere qui con me oggi. Benvenuti in un nuovo What I Eat in a Day vlog. Che cosa vuol dire What I Eat in a Day vlog? Vi faccio vedere cosa mangio in un giorno e poi vi porto anche un pochino nella mia giornata, anche se oggi sarà leggermente diverso, ma adesso vi spiegherò il perché. In ogni caso, questi video non sono pensati per mostrarvi quanto mangio o come abbino i pasti, le calorie. Nulla, nulla, nulla di tutto ciò, assolutamente no. Se non riuscite a guardare questi video come puro intrattenimento o solo ispirazione per delle ricette, ma vi danno pensieri in più, chiudete questo video. Questo video è veramente fatto solo per darvi un'idea per la colazione, un'idea per un pranzo, un'idea per la cena e un'idea se c'è per la merenda. Davvero tutto, tutto qui. E intanto darvi un po' di intrattenimento, portarvi nella mia giornata, portarvi nel mio flusso di coscienza, eccetera, eccetera. È davvero tutto qui, quindi se non riuscite a prendere questi video con questa filosofia, lasciate stare e ci vedremo al prossimo video. Quindi, buongiorno, in realtà vi do il buongiorno alle... Adesso vi do l'orario preciso, sono le 4:20 del pomeriggio. Ma ovviamente non ho dormito fino ad ora, anzi, semplicemente mi sono svegliata alle 8 con calma e poi, vi giuro, stavo cercando una cosa in casa che mi serviva prima di iniziare la giornata. E non la trovavo, ci ho messo mezz'ora d'orologio a trovarla, quindi va bene. Poi mi preparo perché alle 10 dovevo andare dalla psico, poi mi preparo, mi lavo, eccetera, perché alle 10 dovevo andare dalla psico e poi comincio appunto a preparare la colazione che vedrete adesso. Quindi vi lascio alla colazione e poi continuo il racconto. Mi avete chiesto la ricetta dello smoothie, quindi me lo faccio a colazione, anche perché di solito mi faccio la solito pane con frutta e burro di nocciole, ma questa volta non ho frutta fresca, a parte un melone, però non ho fragole, non ho lamponi freschi, non ho mirtilli freschi, quindi mi faccio lo smoothie, lo preferisco. Altrimenti mi sarei fatta pane, burro di marmellata e frutta secca, ma visto che vi avevo detto che vi volevo dare la ricetta dello smoothie, vi do la ricetta dello smoothie. Ho pelato mezzo cetriolo che è facoltativo, però a me piace mettercelo dentro, adesso lo taglio a pezzettini. Banane congelate, frutta mista congelata, abbiamo more, lamponi e pesche, yogurt di soia che volendo potete anche congelare per avere un effetto più cremoso. Sempre facoltativo potete decidere di mettere delle proteine vegetali se vi piacciono o io ad esempio ci metterò l'açaí. Poi un po' di burro di frutta secca e direi che siamo a posto. Ci ho messo anche un po' di cocco rapé sopra e poi ci metto i cereali che avete visto nello svuota la spesa, che entrambi mi stanno piacendo tantissimo. Allora, soprattutto questi fiocchi di mais e grano saraceno li trovo veramente molto buoni, croccanti. Me li mangio anche solo così e il farro soffiato comunque questo è anche molto croccante. Sono buoni entrambi, appunto li metto entrambi sullo smoothie. In questo modo mi metto anche un po' di cereali. E devo dire che questo mi piace sia come colazione sia come merenda, secondo me è buonissima in entrambi i modi. E spero lo proverete, se volete un effetto ancora più tipo gelato, ghiacciato, dovete ghiacciare tutto ciò che mettete, quindi anche lo yogurt e quindi anche i cetrioli. E questo è il risultato finale, lo trovo veramente, a parte che è stupendo questo colore, e poi è veramente molto molto buono, molto anche saziante, nutriente, secondo me d'estate è perfetta. Davvero onestamente prendo solo un bicchiere d'acqua stamattina perché in generale adesso d'estate preferisco prendermi la mia bevanda, che sia un caffè ghiacciato, che sia un matcha, eccetera, a metà mattinata, cioè mentre lavoro, non prima di lavorare, quindi adesso semplicemente un bicchiere d'acqua. E andiamo ad assaggiare, vediamo se ho bilanciato tutti i sapori. Molto buono. Dovete provarlo, ve lo consiglio tanto. Quindi vi stavo dicendo, sono arrivata anche proprio sul filo della puntualità, un pochino in ritardo alla psico, e va bene, ci ho abituata. E poi sono uscita e sono andata a fare un attimino di spesa. Mi serviva giusto, raga, mi serviva principalmente, ci sono andata perché mi serviva l'aglio. L'ho preso al mercato sabato scorso, però secondo me l'ho lasciato in collina perché non mi spiego, io l'avevo preso al mercato ma non ce l'ho in casa. Io raga, giudicatemi. So che chi odia l'aglio mi giudicherà, ma chi ama l'aglio capirà. Io l'aglio lo uso. Penso, cioè almeno uno spicchio al giorno lo uso, cioè metà delle mie ricette prevedono l'aglio, io faccio il soffritto con l'aglio, cioè per me
senza aglio non si va avanti e quindi cotto ovviamente e per me è da sapore a tutto, io adoro, cioè, mettere l'aglio ovunque, quindi veramente io guardavo ricette e dicevo no, beh, ma qui ci vuole l'aglio, no, qui ci sta bene l'aglio, ve lo giuro, anche non lo so, stasera volevo fare un piatto e ci voleva l'aglio, cioè non è che ci vuole, però sta troppo bene, ci sta troppo bene l'aglio, quindi tutto ciò per dirvi che dovevo fermarmi a fare la spesa per comprare fondamentalmente l'aglio e poi ho comprato altre due cosine veloci e niente, già vi giuro raga, con questo caldo è ovviamente il caldo di tutte le estati, lo capisco, lo comprendo, però io non lo sopporto. Io sono sempre stata, ve l'ho sempre detto, un amante del freddo, dell'inverno, non sono una di quelle tipiche persone che poi d'inverno si lamenta, ah c'è troppo freddo eccetera. L'unica cosa che mi piace dell'estate è il fatto che ci sono le giornate lunghe. Mi piace la sera dell'estate, la mattina presto dell'estate o stare in montagna d'estate. Del resto basta, forse piscina. Piscina in montagna ancora meglio. Non sono amante dell'estate italiana, nel senso, per me andare tipo al mare in Italia d'agosto è la cosa più... è l'incubo più grande che possa immaginare, perché non sopporto così tante persone, non sopporto così tanto il caldo e non mi piace così tanto il mare da dire devo andare al mare anche se c'è tanta gente, non so chi è come me, e io sono amante della neve, della montagna, del freddo, ma guardate anche del buio, non dico alle 3 ma alle 5, della cioccolata calda, delle tisane calde, della copertina. Quindi io non sono di quelle persone ipocrite che si lamentano del caldo, si lamentano del freddo, no, autunno, inverno, primavera e si ricomincia, d'accordo? Ok, sopporto giusto giugno, datemi un mese di caldo giusto per la frutta e verdure estive e poi si può ricominciare benissimo con l'autunno per me. Comunque, detto questo sproloquio dato anche dal caldo probabilmente, ho anche il condizionatore acceso, io sono una di quelle persone che cerca di resistere al condizionatore, però per fortuna noi l'anno scorso abbiamo messo i pannelli, quindi almeno so che non consumiamo tanto. Non sto parlando di energia, ma anche di spreco energetico in generale. Però sono una di quelle persone che proprio cerca di non accendere il condizionatore mai, a meno che proprio non ce la faccia. Oggi è infatti uno di quei giorni in cui ho già avuto un mio mental breakdown, mio personalissimo, prima di pranzo. Però in generale oggi è uno di quei giorni in cui tutto ti innervosisce, ve lo giuro. E sapete quando siete pronti a sclerare per la minima cosa? Sembra che non ne vada una giusta, un messaggio vi dà fastidio, uno squillo, una vibrazione del cellulare vi dà fastidio, vi fa innervosire. Ecco, oggi è una di quelle giornate in cui tutto mi dà il nervoso e raga, ve lo dico perché ci sono anche le giornate no per tutti, anche apparentemente senza motivo, quindi normalizziamo questa cosa. Sì, oggi è una di quelle giornate, sì, queste giornate capitano a tutti e vi giuro, cioè nell'ultima mezz'ora avrò avuto 20 cose con cui me la sono presa, che mi facevano innervosire, che mi facevano dire ok, calma. 20, ve lo giuro, potrei elencarvele qui, una roba allucinante, però so che sono cose normali e che domani spero passerà. Ho finito il racconto per stamattina e per questa giornata, quindi vi lascio al pranzo, che tra l'altro ho fatto una ricetta secondo me buonissima, e giù in descrizione vi lascio anche l'ebook da cui l'ho presa, perché mi sta piacendo tantissimo, sto facendo un botto di ricette da questo ebook che si chiama Estate, quindi ve lo lascio giù in descrizione perché me l'ha regalato una ragazza e volevo appunto ringraziarla così. Questa ricetta secondo me è buonissima, non l'avevo mai provata e si tratta del gazpacho di cetrioli e mi è piaciuta tanto, e tra l'altro è bellissima da vedere secondo me, quindi adesso vi faccio vedere la ricetta.
Mamma mia, ma è bellissimo. Cioè, proprio. Guardate che bello. Stupendo. Wow. Forse è un po' poco, potevo farne un pochino di più. Mamma mia, guardate, questo è un pomodoro dei miei suoceri. È stupendo. Guardate che meraviglia. Ha un profumo incredibile. È talmente maturo che faccio fatica a tagliarlo, mamma mia. Ok. Questo un po' di olio e sale e lo mangiamo proprio così. Allora, assaggiamo prima i pomodori, che poi è il pomodoro, ma era enorme. Mi fa impressione il fatto che pensare che per avere dei pomodori così comunque devi andare o coltivarli o andare al mercato proprio di quelli bravi e che di solito i pomodori non siano così, cioè questa dovrebbe essere la normalità, comunque è pazzesco. È buono, 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 buono. Assaggiamo il gazpacho. Buono. Molto fresco. Approvato. Comunque spero lo proverete. Perché è molto buono, ci si mette pochissimo ed è molto fresco, insomma, non dovete accendere il forno e tutto quanto. A parte se volete cuocere i peperoni, ma ad esempio io li ho cotti ieri insieme ad altre 1000 verdure e mi sono messa avanti, quindi buon appetito! Ne metto un po' già dentro il bicchiere perché questi bicchieri siccome sono fatti per bevande fredde e se ci metto direttamente il caldo ho paura che scoppi, che sia troppo caldo per il bicchiere. Per la tipologia di vetro. E che meraviglia che c'è il latte di avena che è molto denso, quindi non si scioglie se non lo mescoli. È stupendo. Troppo bello. Tra l'altro, visto che adesso sono nello studio, allora non vi faccio vedere intorno perché c'è un caos allucinante, c'è una pila di vestiti perché volevo girare un reel, cioè ho girato un reel che poi non mi piace assolutamente come è venuto. Quindi c'è una pila di vestiti che non ho ancora messa a posto, qui davanti c'è il caos più totale da vari contenuti girati che però non ho messo a posto. Non vi faccio vedere manco lo studio, lasciamo stare, però c'è una nuova arrivata in questo studio che abbiamo voluto fortemente sia io che mio marito perché è veramente comodissima sia per girare i contenuti sia per lavorare seduti, seduti per terra, da in piedi, come si vuole e sto parlando di questa scrivania che adesso vi faccio vedere. Adesso è vuota perché l'abbiamo appena montata e l'abbiamo messa qui in questo angolo in cui di solito lavora mio marito, ma volendo posso appunto anche metterci io computer e cose varie e se devo girare qualcosa comunque mi metto in quell'angolino con lo sfondo bianco. Sto parlando della scrivania Flexi Spot. Praticamente è una scrivania che si abbassa e si alza. Guardate, è facilissimo. Tra l'altro c'è sensibilissimo, basta malapena toccarlo. E potete lavorare o studiare sia da in piedi che da seduti, che potenzialmente da seduti per terra. Arriva fino a questa altezza, che è comodissima, ad esempio, se per caso la userete anche con dei bimbi. La faccio vedere da vicino perché è fatta veramente super super bene. Qui c'è anche la carica USB, molto comoda. Guardate che bella, vi metto tutte le info anche sul colore che ho scelto, le dimensioni in descrizione anche proprio qui sopra. Regge fino a 125 kg, quindi io ci sto proprio tranquilla sopra e posso anche muoverla che è super resistente. Questa scrivania è comoda se avete un po' di problemi di postura o se vi annoiate a stare sempre seduti, dopo un po' vi viene mal di schiena, così potete stare seduti ma anche in piedi. Di solito la scrivania più o meno è a questa altezza, quindi io sto sempre curva così, invece guardate qua, in questo modo io posso stare ben dritta, mi costringe proprio a stare dritta, riposo le braccia, non sono incurvata, per me è veramente la svolta. Blocco sicurezza per i bambini e anche un sistema anticollisione e ha una politica di reso di 60 giorni. Guarda anche il link giù in descrizione perché ci sono fino al 43% di sconto sul sito. Se avete questo problema di postura, se avete voglia di studiare o lavorare sia in piedi sia seduto, e spero vi sia utile anche per rendervi le giornate di lavoro a casa o di studio a casa molto molto più comode.
Sono le 6:30 di sera, scusate la luce, immagino non si vedrà nulla, sto filmando col cellulare perché la fotocamera è qui pronta a registrare e una delle ultimissime cose che devo fare stasera, ultima a parte il fatto di girare ancora questo vlog eccetera, è quella di filmare un'ultima parte del video che uscirà domani, che è un video dedicato a suoni dell'acqua eccetera. L'ho rimandato per tutto il giorno perché c'è caldissimo. Dopo chiacchieriamo, intanto faccio questa cosa. In realtà è molto molto semplice, semplicemente, vabbè, questa è l'inquadratura, ti ripeto, stra semplice, però lo sto procrastinando. Inquadratura è semplicemente, il trigger è appunto giocare con l'acqua, acqua tapping e cose varie, e lo devo mandare entro stasera perché poi l'editor deve avere il tempo giustamente di montarlo. Quindi sì, mamma mia che caldo, che caldo, che caldo, per fortuna che gioco con l'acqua. Fatto, è durato veramente 5 minuti, ma lo procrastinavo perché io non so se si noti, cioè sto anche gocciolando qui, cioè 5 minuti lì e ho fatto il bagno, sauna, ve lo giuro. Andà alle 8 di sera, sì, perché sono veramente pigra, non mi va per nulla di cucinare, ho anche cotto i ceci per fare l'hummus stasera, ma onestamente... Devo essere molto sincera, mi va un sacco il gelato e penso prenderò il gelato. E visto che prendo il gelato, chi cavolo me lo fa di fare l'hummus stasera quando so che tanto fra un'ora vado a prendere il gelato? Quindi vedremo. Vedremo se faccio l'hummus stasera, se faccio magari il finto tonno di ceci. Magari faccio il finto tonno di ceci che mi piace ancora di più, quindi ho più voglia di mangiarlo. Intanto mi mangio queste che sono melone e pesca. Per cena alla fine, come avevo detto, mi faccio il tonno di ceci, che sicuramente vi ho già fatto vedere, ma ogni volta lo faccio in modo leggermente diverso, quindi in ogni caso ve lo faccio vedere anche stavolta, anche perché è una di quelle ricette veramente che mi faccio spessissimo, quindi chiunque non la conosca dovete conoscerla. Allora, parto dai ceci, questi sono decorticati quindi sono già un po' più piccolini, però di solito appunto li schiaccio, e poi ci metto due cetriolini sott'olio, sott'aceto, che adesso taglio in pezzettini piccoli, un po' di capperi, che questi proprio schiaccio e faccio tipo a pasta, poi ci metto dell'aglio, di solito ci metto o dell'aglio o della cipolla, io non mi piace né la cipolla né l'aglio crudo, quindi ce li metto sempre cotti in padella, ma proprio 2 minuti, il tempo di tagliare anche il resto degli ingredienti. Schiaccio un pochino anche i capperi. Oggi proprio non ho voglia di cucinare per nulla, quindi faccio proprio così a caso, schiaccio i capperi così. Intanto vi racconto, intanto schiaccio i capperi e taglio un pochino i cetriolini. Allora, praticamente oggi è stata una giornata veramente difficile psicologicamente. Perché è la prima giornata, prima barra seconda giornata di ciclo, non so, mi sono venute ieri pomeriggio, quindi non so se considerarla prima o seconda. In ogni caso è proprio una giornata in cui sono stanchissima e di solito evito di lavorare questi giorni, tanto io lavoro sempre, cioè per me è uguale lavorare in settimana, lavorare nei weekend, io lavoro circa più o meno tutti i giorni, giorno più, giorno meno, quindi in realtà fare il pauso di 2 giorni non mi cambia niente, e anzi... Visto che so che in questi giorni sono tanto tanto nervosa, tanto tanto stanca, poi con sto caldo mi sento molto a disagio eccetera, ovviamente so che la maggior parte delle persone sente così, però appunto io che ho il privilegio di poter scegliere di non lavorare in questi giorni, di solito scelgo di non lavorare o di lavorare proprio il minimo indispensabile. In questo caso ho delle cose da fare, fra cui questo video che sto girando, questo what in a day vlog, perché era l'unico giorno in cui potevo girarlo prima di mercoledì prossimo, perché oggi è mercoledì 31, questo video uscirà mercoledì 6, che cavolo di giorno è? 7 agosto, però non avrei avuto tempo di girarlo entro mercoledì prossimo, quindi ho deciso di girarlo oggi. Aggiungo anche l'alga, questa è sia alga nori, quella del sushi, sia un po' anche alga kombu, che è tipo quella che si mette nella zuppa di miso. Io contate che ho 100.000 tipi diversi di alga,
a casa, e se avessi l'alga wakame, quella che si prende al sushi, quella verde chiara, metterei anche quella che ci sta benissimo. A volte la compro tipo nei market asiatici, la metto in congelatore, poi la metto direttamente congelata, che in realtà rimane comunque morbida e tagliabile facilmente, e quella dà un gusto pazzesco, è la mia preferita in assoluto. Quindi se ce l'ho metto anche quella, in questo caso non ce l'ho, quindi metto solo le alghe che ho. Quindi oggi, appunto, nonostante la mia regola di non lavorare quando il ciclo, ho lavorato e devo fare parecchie cose. Non sono riuscita a mostrarvele tutte, però ho fatto parecchie cose durante la giornata e diciamo che sono particolarmente stanca, perché appunto uno, questo caldo veramente ci sta in generale, secondo me, provando tanto, tutto messo insieme, anche un po' di appunto sbalzi d'umore molto forti. È stata una giornata un po' pesante da affrontare, infatti è per questo che vi dicevo che stasera assolutamente vorrei andare a prendere il gelato, poi vediamo che ore si fanno, vedo se fra un'oretta ho ancora voglia magari di uscire, o se chiedo a mio marito, che adesso è fuori a giocare a calcetto, se mi passa direttamente a prendere il gelato in gelateria. Lui non so se lo mangerà, perché ho più io voglia di gelato di solito, io proprio quando mi viene voglia irresistibile di gelato non riesco a resistere, lo amo. E tra l'altro di solito vado proprio all in, prendo, qui c'è solo in questa, non so se a Reggio o in Emilia Romagna, non l'ho visto da altre parti d'Italia, forse in Sicilia, noi abbiamo una specie, la chiamiamo brioche, che è praticamente questo pan brioche che si taglia a metà e dentro ci si mettono tre gusti di gelato belli belli strong, e io adoro, la cosa più buona di questo mondo, e di solito prendo quella, che è proprio un pasto intero. Stavolta vedremo, magari mi trattengo, ma se ho molta fame lo mangio comunque, sentite. Io proprio, poi d'estate, mamma mia, io voglio tutti i giorni, a tutti i pasti di gelato, è l'unica cosa che mangerei. Quindi sì, oggi proprio me lo merito particolarmente, ma proprio me lo merito mentalmente. Fammi pensare cosa manca, ci ho messo l'alga, i cetriolini. Adesso ci metto sale, pepe, olio e direi che salsa di soia, anzi senza sale, salsa di soia, pepe, olio, e direi che ho fatto. E metto questo con una piadina insieme a dei pomodori, direi. A chi piace la senape, sento molte persone che mettono la senape, a me non piace per nulla, quindi non ce la metto. Se volete, se ce l'avete, ad esempio non ce l'ho neanche, e se vi piace molto, se volete, ci sta molto bene al posto dell'olio anche la maionese, molto molto bene ci sta, però questa è la versione un po' più sana in cui ci metto l'olio d'oliva. Niente, oggi il vlog va un po' così, però volevo appunto, madonna, dall'altro sono proprio stanchissima, vi giuro, ho fatto un paio di piantini oggi, un po' piantini emotivi. E sapete quando piangete che siete veramente stanchi? Ecco, sono veramente stanca, quella stanchezza lì. Però oggi, a parte andare dalla psico e andare a fare la spesa, non ho messo il naso fuori di casa, e penso che mettere il naso fuori di casa mi farebbe bene oggi. Vi faccio vedere il risultato, è una delle cose più bruttine da vedere, però vi giuro, è buonissima. Adesso assaggio un attimo. Un po' di sale anche. Questa è la piadina finale, secondo me viene molto molto buona nella sua semplicità. L'ho chiuso un po' male, ma ok. Stanno guardando le Olimpiadi, sembra un campo da calcio perché sembra verde, ma in realtà è nuoto. Bacci piano. Allora, ho preso pistacchio, bacio e massa di cacao, e praticamente per Reggio c'è una gelateria che ha gusti vegani senza che non siano frutta. Sono veramente molto molto buoni. Siamo tornati a casa, io sono devastata veramente, tra l'altro fuori c'erano 32 gradi stasera. Devo dire che, ok, il gelato, a parte che c'è, non ho fatto in tempo a filmarlo, che praticamente si stava squagliando in mano, e poi in generale ho capito, cioè mi sono resa conto che è ok che io non sia uscita oggi, perché c'è veramente troppo troppo caldo, non è che me la sarei goduta tanto. Quindi devo dire che effettivamente è una fortuna poter lavorare in casa d'estate se si ha il condizionatore. Anche se non è stata la migliore delle giornate, spero che questo Waterina Day Vlog vi sia piaciuto. Tanto il focus in realtà è sulle ricette
e non sul vlog in sé. Vado a letto e leggo un attimo il secondo libro di Twilight. Sono proprio all'inizio del secondo e mi sa che in ogni videovlog vi aggiornerò sulla situazione, da che punto sono della lettura, i film che ho visto, eccetera. Però appunto sono all'inizio di New Moon, si chiama, credo, e poi ho visto il primo film. Allora, è ovvio che è un film per adolescenti, non dovrei guardarlo a 30 anni. Detto questo, cioè, ne sono perfettamente cosciente, mi sembrava una parodia, cioè io vi giuro, quando l'ho visto ho detto no, vabbè, questa è una parodia. Io non ci volevo credere, cioè mi sembrava una parodia, fatta molto bene, ma una parodia. Non ci credevo che fosse il film ufficiale, credo uscito nei cinema. Edward Pattinson, cioè... che mai Edward? Aiuto. Robert Pattinson, che c'è, è un bravo attore, no? Ma perché fa così schifo in quel film? Non capisco. Spero che i film migliorino, perché magari avranno avuto dei budget più alti, spero, gli altri film, quindi credo saranno migliori, però ve lo giuro, ma pare che sto film... No, ve lo giuro, cioè il make-up, cioè lui aveva il make-up che si vedeva che finiva nella faccia, cioè si vedeva il bianco che finiva qui, degli effetti orribili, ma delle scene... No, ve lo giuro... Ma un filtro, cioè si vedeva, è come se fosse una storia con un filtro, questo filtro grigiastro, ma ve lo giuro, io scioccata, le battute praticamente inesistenti, loro che fanno tutto il film, io sono rimasta scioccata, cioè vi giuro, non so come ho fatto a guardarlo, l'ho guardato tipo in 4 volte diverse, sforzandomi di guardarlo, perché ero curiosa anche di vedere come avevano adattato certe scene dal libro rispetto al film, perché comunque alcune cose cambiano leggermente. Io scioccata. Il secondo libro devo dire che è partito già un pochino meglio, anche se come al solito me lo drammatico, ma penso sarà sempre così, perché appunto non sono io la fanbase adatta. Però vabbè, mi fa piacere leggere una cosa un pochino diversa, un pochino più leggera. Comunque mi sta piacendo, diciamo che è una lettura leggera perfetta per quando vado a dormire. Quindi niente, vi volevo aggiornare su questa cosa perché mi fa molto ridere l'argomento Twilight. So che a molti ricorda proprio la loro adolescenza, semplicemente io arrivo ora. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo direi mercoledì prossimo. Non so con che contenuto, non vi faccio spoiler perché non ho idea di dove sarò la settimana dopo questa, quindi vi aggiornerò. Un bacione, grazie come sempre del supporto.